Buongiorno, ben ritrovati nel mio canale, alla prima lezione di quello che è un percorso che ci porterà alla scoperta del mondo dell'organizzazione e della strategia aziendale. La prima lezione riguarda un'introduzione alla Lean, Kaizen e TPS. Che cos'è Lean? Lean è un metodo. Un metodo non è altro che un procedimento atto a garantire sul piano teorico pratico il soddisfacente risultato di un lavoro o di un comportamento. È ciò che ci serve per arrivare ad un obiettivo desiderato. Ma Lean è un metodo di cosa? Beh, è un metodo di problem solving. A questo punto dobbiamo definire che cos'è un problema. Problema è la differenza tra aspettativa e realtà. Se io, squadra, devo fare 5 gol per superare il turno, invece ne realizzo 4, 5 meno 4 fa 1. Il problema è 1, la differenza tra la mia aspettativa 5 e 4 che è la realtà. Kaizen. Kaizen, per quello che è il mio studio relativo all'organizzazione aziendale non è un metodo. Kaizen è qualcosa di più, è un percorso verso il miglioramento continuo, è una cultura, uno stato mentale che deve divenire DNA di noi stessi. In ogni momento della nostra giornata lavorativa, a casa, sport, noi dobbiamo pensare con l'obiettivo di fare un piccolo passo, un piccolo miglioramento, di chiederci perché compiamo certi gesti e se possono questi essere realizzati in una modalità migliore, cioè che dia un risultato migliore o che ci causi uno dispendio di energie, di tempo minore. La somma di queste due filosofie o metodologie, Lean e Kaizen, è TPS, Toyota Production System. Una breve storia. Ha origine negli Stati Uniti, non in Giappone. Durante la Seconda Guerra Mondiale, con l'acronimo di TWI, Training Within Industry. Questo programma ha tenuto in considerazione che la guerra non permetteva piani di miglioramento a lungo termine, investimenti in aziende, per cui si dovevano incoraggiare piccoli, continui cambiamenti. Inoltre, l'assenza di uomini mandati al fronte ha richiesto l'impiego di nuova manovalanza, ma anche di donne, persone non formate, e da qui è scaturita l'esigenza di procedure per accelerare la formazione, non impegnare persone dedite alla formazione per settimane o mesi, ma strutturare l'azienda in modo che le informazioni, le istruzioni fossero chiare, in modo che una persona nuova arrivata potesse compiere delle procedure, delle azioni base nel giro di qualche giorno. Nel 1945-50 il TWI è stato trasportato in Giappone per il periodo della ricostruzione da Dr. Deming. E questi sono quelli che secondo me sono i punti cruciali del Toyota Production System e che verranno analizzati nelle puntate a seguire. Il valore secondo il cliente, che cos'è? Qualsiasi cosa noi produciamo, dobbiamo farlo considerando quello che dà valore al cliente. Se io faccio un aereo di carta, al cliente interesserà solamente che io abbia la carta e che la pieghi a mano con una macchina. Se posso farlo senza un'amministrazione, un ufficio acquisti, un ufficio logistica, una programmazione, lui è ben felice. Solo la piegatura dà valore a quello che chiede il cliente in questo caso. Dopodiché, mi serve mappare il flusso del valore, capire per cui quali sono quelle operazioni nel mio business che danno valore al prodotto, al servizio che mi chiede il cliente. Le devo suddividere da quelle che non danno valore e minimizzare queste ultime. Un altro fattore importante è il Kaizen di cui abbiamo appena parlato, per cui instillare
mettere il seme nel proprio business, in tutti i propri collaboratori, del miglioramento continuo, dell'aprire progetti o cantieri e migliorare. Possono essere della durata di un minuto, come di mesi o anni, però è il pensiero che conta. L'approccio, migliorare. Dopodiché muda. Abbiamo parlato di non valore. Ma cos'è questo non valore? Se uno ci pensa, non gli viene in mente quasi niente o poco niente, qualche movimento, qualche scarto. No. I muda sono sette, ma potrebbero essere molti di più, ma sono ben evidenziati e a questo serve il metodo Toyota, ad evidenziarli, a renderli grandi, 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 di modo che io li visualizzo subito e posso intervenire per eliminarli. Pull. L'azienda, il mio business, deve essere attrazione anteriore. Deve essere il mio cliente a dirmi cosa devo produrre e quando, non io a dire al cliente o al mercato che cosa deve accettare. Perché sono io che decido la mia produzione. No, non è così. In questo momento di crisi, le aziende che si sono o si dovranno fermare devono rimanere con un solo pezzo in spedizione, un pezzo in ogni macchina, non mille pezzi tra una macchina e l'altra, mille pezzi in accettazione, mille pezzi in magazzino, sempre dello stesso componente. No, un pezzo solo, one piece flow. Standard. Per realizzare tutto questo e soprattutto per mettere un paletto, un punto fisso sui miglioramenti, servono degli standard. Ogni volta che viene realizzato un miglioramento, si crea uno standard, una procedura, di modo che non si possa più tornare indietro, in modo che tutti lo percepiscano e agiscano in quel modo. E quanto vale uno standard o quanto dura uno standard? Può valere anch'esso un minuto, perché se qualcuno trova una soluzione migliore un minuto dopo, quello diventa il nuovo standard. E visual. Visual vuol dire mettere etichette, mettere colori, rendere tutte le cose visibili e immediate, contare facilmente i pezzi, posizionare correttamente una matita o una penna nel tavolo, così come una paletta in produzione, aver subito la conta di quanti pezzi sono stati prodotti oggi. Visual ci aiuta a rendere la fabbrica più semplice ed intuitiva. Spero vi sia piaciuto. Arrivederci alla prossima lezione.